Era da 8 anni che Confindustria Cuneo non presentava più indagini previsionali sulla congiuntura economica della provincia. Dal primo rapporto sul quarto trimestre un clima positivo e ce lo racconta Vanni Caratto. L'industria cuneese guarda con un certo ottimismo agli affari dell'ultima parte dell'anno. Lo rivela la prima indagine di previsione trimestrale pubblicata da Confindustria Cuneo dopo 8 anni di stop. Tra le 300 imprese interpellate, oltre una su quattro si attende un aumento della produzione. Facendo media con i pessimisti, il saldo resta positivo e in crescita. Fiducia anche su export e utili, mentre sulla ripresa dell'occupazione il cuneese sconta un certo ritardo rispetto alle altre province. La parte del leone la fa sempre la manifattura, quindi le macchine da costruzioni, l'alimentare, ma anche i servizi stanno dicendo la sua, sono tutti in espansione. Addirittura siamo a dei livelli per quanto riguarda esempio l'export di 2 o 3 punti superiori a quelli che erano i dati del 2007. Buoni dati sugli investimenti. Grazie anche agli incentivi governativi, un'ottantina di aziende del sistema Confindustria ha dedicato circa 100 milioni di euro negli ultimi mesi a digitalizzazione e Industria 4.0. Le aziende cuneesi sono invece in ritardo sull'uso di internet e social media. È stato singolare, ad esempio, riscontrare il fatto che il 5% delle aziende della provincia di Cuneo non ha un sito internet, quindi è ancora grande il gap digitale che le nostre aziende devono colmare. Avviato in questi giorni anche lo Sportello Elite, la società partecipata da Borsa Italiana che aiuta le aziende a prepararsi a un eventuale sbarco sul listino. Cuneese, dopo l'operazione Egea, stanno iniziando il percorso Acqua Sant'Anna e Nicol Fashion Group.